non è un ristretto gruppo di fedelissimi. No, no, è un grosso numero di persone. Grazie a voi. Ad Anna Cappellini e Luca Lanotte, a dopo, e adesso entriamo nel vivo della gara con Domnina e Schabalin al comando della classifica dopo l'Original Dance con 104,27. Vediamo sulla doppia vita di Veronica. Solenne come programma. Leggeri sui pattini, accarezzano il ghiaccio, però non sono molto veloci, sono abbastanza lenti sul ghiaccio, forse volutamente per curare i movimenti, per curare i becchi. Senza, praticamente senza l'appoggio delle braccia da parte di Schabalin sulla domina. Sana Domnina, Maxim Schabalin. Chiaro che loro sono bravi, molto bravi in chiave europea, magari anche i migliori, però la mia mente va in questo momento a Virtu Moir piuttosto che a Davis White, che hanno dei liberi veramente coinvolgenti, pattinati a 400 all'ora con delle trovate
artistiche molto particolari, e non so se questo può stare al pari di questi grandi campioni, pensando già all'Olimpiade di Vancouver, sì. Naturalmente. Loro credo siano ancora un pochino indietro nella preparazione, un libero che forse ancora necessita di lavoro, di maturità, di essere masticato e rimasticato, perché probabilmente fa molto più effetto se viene svolto, pattinato a una velocità maggiore. Però che dire, non mi ha convinto fino in fondo. Campioni del mondo uscenti hanno dovuto saltare i campionati europei dello scorso anno a causa di un infortunio. Ed ecco i Twizel. Ecco, qui non è proprio la consueta precisione di Schabalin. Questo è il bel sollevamento. Se andiamo a guardare gli elementi della danza, sono tutti, togliamo la musica, probabilmente notiamo proprio la bellezza delle... Beh, sicuramente loro hanno delle bellissime linee, perché sono una coppia molto, tutti e due molto alti, allungano molto la pattinata, riescono veramente a rifinire la spinta fino in fondo. Vedi, ecco che qua le linee sono molto molto curate, è una linea estetica molto bella da vedersi. Però quello che più mi ha disturbato è stata proprio la velocità di esecuzione del programma, la velocità di scorrimento, che a volte dal video non si riesce così tanto a captare, ma qui sì, si è vista molto bene. Natalia Linichuk con Domnina e Schabalin è il momento importante, perché può essere un punto di riferimento fondamentale per Federica Faiella e Massimo Scali. Ricordo che i cappellini la notte sono in seconda posizione con 176,10 dietro i fratelli Kerr 184,05. Vantano un personale di 207,14 stabilito 2 anni fa ai campionati europei, quando vinsero Domnina e Schabalin. Non superano la soglia dei 200, ottengono 94,98, importante questo riferimento, 199,25. Andiamo a vedere i valori attribuiti. Il rotational lift, ad esempio, è stato riconosciuto un punto dal GOI, e sì, quindi da 5 aumenta a 6. Sì, livello 4 per i servizi.